Bentrovati, allora andiamo subito a leggere quali sono i principali giornali che ci sono arrivati finora, ancora molta politica sulle prime pagine. Volevo rileggere il titolo di un altro giornale del Sud, appunto come il Mattino di Puglia e Basilicata, il Senato mette all'indice la disastrosa autonomia differenziata, dossier di 16 pagine denuncia l'aumento delle disuguaglianze tra le regioni, il rischio di non riuscire a conservare i livelli essenziali delle prestazioni, il pericolo per il funzionamento del paese, l'operazione verità sullo spacca Italia sconfessa la riforma del governo, i tecnici costretti a dire che lo studio è solo una bozza. Naturalmente con l'angolo di visuale del mezzogiorno è chiaro che la vicenda prende una piega assolutamente diversa. Abbiamo visto che nei mesi scorsi i governatori delle regioni di centrosinistra avevano avuto una posizione molto, molto netta contro l'autonomia differenziata, in particolare i due governatori di Campania e Puglia, De Luca ed Emiliano. Vedremo quali saranno le ulteriori elezioni, soprattutto dal fronte Calderoli, che ne ha fatto un punto d'onore della sua missione Sì. da E ministro in questo governo. Quindi poi diciamo mi sembra di capire che. che è sempre stato uno dei cavalli di battaglia della Lega per rivendicare, no, una parità di peso, no, all'interno della maggioranza, cioè per quanto Meloni creda nel presidenzialismo, per esempio Salvini crede nell'autonomia differenziata. Se si blocca l'autonomia differenziata è un problema per i leghisti. Questo dossier dei tecnici del Senato sicuramente rappresenta una sorta di vulnus che si è creato sulla strada dell'autonomia differenziata di Calderoni. Tra l'altro, bisogna dire, viene depotenziato con l'autonomia differenziata anche il ruolo di Roma Capitale, con l'attribuzione delle materie principali alle regioni. Di fatto si rischia lo svuotamento anche dei ministeri e dunque della funzione di Roma Capitale. Certo, è uno stop che si farà sentire nel cammino delle riforme voluto dalla maggioranza, questo sull'autonomia? Ma guarda, non lo so perché comunque i numeri della maggioranza, diciamo, questo è uno studio comunque tecnico e quindi non c'è una divisione rispetto ai numeri che sostengono oggi la maggioranza e che sostengono l'autonomia differenziata. Secondo me più che altro può accendere, diciamo, l'attenzione su un tema che al momento è stato tutto sommato solo in alcune fasi al centro del dibattito, perché viene considerato lontano, perché non tutti capiscono bene il meccanismo, perché le tempistiche sono anche quelle un po' incerte e quindi oggi è lontana, diciamo, dalla percezione degli italiani. Una discussione, un documento del genere che poi viene ritirato, ma che comunque, diciamo, uno studio che viene dal Senato, probabilmente accende, diciamo, i fari sulla parte più controversa di questa riforma e sui problemi che può portare. Io la vedo più così che numeri che si sfaldano in questa maggioranza molto compatta su questo tema. E insomma, di fatto però inchioda la Lega soprattutto, oltre che il governo, alle responsabilità, perché i dubbi molto seri che vengono sollevati sono questi. Le regioni non potrebbero essere, usiamo il condizionale obbligate a chiedere più autonomia, però noi abbiamo sempre pensato che il governo avrebbe messo in piedi un sistema tale per cui le regioni che rimangono regioni normali possono continuare a vivere mantenendo degli standard accettabili e sufficienti di servizi da erogare ai propri cittadini. Non è così, l'autonomia differenziata così come è stata pensata invece sposta enormemente tutta la capacità di bilancio verso le regioni che chiederanno più competenze e svuota di potenza il fondo perequativo che, diciamo, racchiude tutti quei soldi messi dalle regioni che ce la fanno di più che vanno ad aiutare le regioni che restano indietro.